Silvia Sardone, lei si occupa di sicurezza, in genere parliamo di immigrazione, oggi invece di un altro tipo di sicurezza importante che riguarda le scuole milanesi. Qual è l'ultimo fatto accaduto? Diciamo che ho girato un po' di scuole e ho visto situazioni veramente pericolose per i bambini. Sono andata dove c'è la rinnovata Pizzigoni e lì ho visto che ci sono aule già dichiarate inagibili e dall'altra parte dove ci sono invece le scuole elementari ho visto dei tendoni colorati sul soffitto e mi sono chiesta: ma perché tendoni colorati sul soffitto? I tendoni sono per evitare che pezzi di soffitto cadano in testa ai bambini. Dico, un'amministrazione che invece di riparare il soffitto mette dei tendoni porta molti dubbi, mettiamola così. Dopodiché sono stata contattata dai genitori della scuola San Mamete del quartiere Adriano perché loro continuano ad avere in corso i lavori per lo smaltimento dell'amianto mentre i bambini vanno a scuola. I lavori dovevano concludersi all'inizio, prima dell'inizio delle scuole, poi il 12 settembre, poi il 10 ottobre. Per come stanno andando avanti è chiaro che neanche il 10 ottobre sarà il giorno della fine. Nel frattempo utilizzano la palestra per mangiare e l'attività fisica, quando inizierà ad esserci brutto tempo, ovviamente evidentemente non la faranno. Ecco, questa situazione non è dovuta anche al vuoto un po' che si è creato a seguito di quanto è successo alle province che avevano la competenza in materia? Diciamo che in ogni caso il nostro sindaco è anche sindaco della città metropolitana, quindi magari questo problema dovrebbero averlo i comuni dell'Interland, ma noi come Milano non dovremmo avere questo problema, anzi abbiamo la fortuna che il nostro sindaco è anche sindaco della città metropolitana, quindi sindaco dell'ex provincia. Dov'è il problema? Il problema è che evidentemente mancano i soldi e c'è anche una incapacità amministrativa, politica di gestire gli appalti, è oggettivo.